L'immaginario comune dell'abbondanza spesso si limita alla ridistribuzione di risorse già esistenti, un approccio che mira a spalmare ciò che è disponibile per coprire le necessità di tutti. Tuttavia, The Big Crowd si distanzia radicalmente da questa visione. Non si tratta di una gestione ottimizzata della scarsità, ma della creazione di un nuovo paradigma basato sulla produzione massiva di risorse che superano abbondantemente il fabbisogno dell'umanità. In questo contesto, i poli dell'abbondanza sono gli epicentri di un sistema progettato per generare, in quantità decine o centinaia di volte superiori, l'energia e le risorse necessarie a garantire un benessere diffuso a livello globale, a partire dai più vulnerabili. La rivoluzione dei poli dell'abbondanza, oltre la scarsità. Un nuovo modello economico. Il sistema economico basato sulla scarsità presuppone che le risorse siano limitate e che debbano essere allocate in modo da evitare sprechi. The Big Crowd, al contrario, introduce un paradigma in cui la scarsità non è più una preoccupazione. I poli dell'abbondanza sono progettati per produrre energia, acqua, cibo e tecnologia in quantità così elevate da andare ben oltre le necessità attuali e future. Energia geotermica su scala epica. Consideriamo le potenzialità di un progetto pilota in Sicilia o in Toscana, o in generale nella gran parte della penisola italiana, terra ricca di aree, dal rilevante gradiente geotermico. The Big Crowd ispira lo sfruttamento di questa risorsa per produrre energia pulita. La quantità di energia che si potrebbe produrre in una serie di costituendi poli dell'abbondanza in Italia non si limiterebbe a soddisfare il fabbisogno locale, ma potrebbero essere progettati per generare un surplus energetico tale da alimentare intere regioni. Questo principio, applicato e adattato ad altre fonti energetiche, sotto forma di rete globale, costituirebbero una condizione in grado di produrre energia in quantità mai viste prima. Pensate ai poli dell'abbondanza come a sorgenti d'acqua che sgorgano inarrestabili in un deserto. Non solo forniscono ciò che è necessario per sopravvivere, ma trasformano l'intero ecosistema, rendendo possibile la vita in abbondanza dove prima c'era solo aridità. Creare acqua in abbondanza. La desalinizzazione su nuovi orizzonti. Superare la logica della scarsità idrica. Mentre le tecnologie attuali di desalinizzazione possono fornire acqua potabile, lo fanno spesso in quantità limitate e a costi elevati. The Big Crowd ridefinisce questo modello con un approccio che integra la desalinizzazione a processi energetici su scala massiva, producendo così acqua potabile in volumi tali da sostenere intere popolazioni, specialmente in regioni aride. Progetti futuristici. Immaginiamo città costiere che diventano autosufficienti grazie a poli di desalinizzazione avanzata, alimentati da energia geotermica. Ogni polo non solo soddisfa i bisogni idrici locali, ma crea un surplus idrico che può essere distribuito a comunità interne, permettendo la crescita agricola e industriale in aree precedentemente considerate inabitabili. Immagina questo scenario. Nel villaggio di Tarhuna, in Nord Africa, e più precisamente in Libia, un'area fra le molte nel pianeta con una drammatica scarsità d'acqua, le donne impiegano ore per raccogliere acqua dai pozzi. Con l'arrivo di un polo di desalinizzazione di The Big Crowd, l'acqua si trasforma in una risorsa abbondante, trasformando il villaggio in un fiorente centro agricolo. Le famiglie non solo hanno accesso diretto all'acqua, ma ora possono dedicare tempo ed energia allo sviluppo economico e comunitario. Esistono esempi di impianti di desalinizzazione realizzati a distanze significative dalla costa per scopi simili. Ecco alcuni casi rilevanti. Riyadh, Arabia Saudita. Dopo la desalinizzazione a Jubail, l'acqua viene pompata per 320 km nell'entroterra fino a Riyadh. Questo dimostra che è possibile trasportare acqua desalinizzata per lunghe distanze, quando necessario. El Paso, Texas, Stati Uniti. L'impianto di desalinizzazione K. Bailey Hutchison si trova a El Paso, lontano da qualsiasi oceano.
Questo impianto trasforma le acque sotterranee salmastre in acqua dolce, producendo fino a 27 milioni e mezzo di galloni al giorno. Questo esempio mostra che la desalinizzazione può essere applicata anche a fonti d'acqua interne. Israele. Israele sta utilizzando la desalinizzazione per rifornire il Mar di Galilea, che si trova nell'entroterra. Questo progetto dimostra la fattibilità di trasportare acqua desalinizzata per lunghe distanze per scopi ambientali e di approvvigionamento idrico. Progetti in Texas. In Texas, 27 delle 31 sorgenti acquifere dello Stato contengono acque sotterranee salmastre. Lo Stato sta sfruttando queste risorse attraverso impianti di desalinizzazione interni. Questi esempi dimostrano che è tecnicamente possibile e in alcuni casi economicamente giustificabile realizzare impianti di desalinizzazione lontani dalla costa o trasportare l'acqua desalinizzata per lunghe distanze. Nel caso di Tarhuna, considerando la sua distanza relativamente breve dalla costa, circa 40 km, e la grave carenza idrica in Libia, un progetto di desalinizzazione potrebbe essere una soluzione praticabile, in associazione ad una potente fonte di produzione di energia elettrica di fonte geotermica o altra fonte realmente in sintonia con i principi e le filosofie di The Big Crowd. Cibo e abitazioni. Produrre in abbondanza per tutti in modalità continuativa. Coltivazioni verticali e moduli abitativi sostenibili. Le megastrutture agricole promosse da manager e imprenditori ispirati dal manifesto di The Big Crowd rappresentano una rivoluzione nella produzione alimentare. Questi poli non sono semplici serre verticali, ma ecosistemi autosufficienti alimentati da energia prodotta localmente e progettati per garantire cicli produttivi continui e su larga scala. Ogni polo è in grado di produrre più volte il fabbisogno di cibo di un'intera metropoli, eliminando la dipendenza dalle importazioni e aumentando la sicurezza alimentare. Parallelamente, i poli per le abitazioni sostenibili offrono una soluzione radicale alla crisi abitativa globale. Utilizzando materiali ecocompatibili e alimentati da energia rinnovabile, queste strutture sono modulari e facilmente replicabili, consentendo di ospitare migliaia di persone in condizioni dignitose e sicure. Gli edifici sono progettati per essere energeticamente autonomi, riducendo la pressione sulle infrastrutture cittadine e fornendo un modello di vita sostenibile. Immaginate una giovane madre di 3 figli che vive in una baraccopoli ai margini di una grande città. Ogni giorno lotta per procurarsi cibo fresco e per mantenere la sua famiglia al sicuro. Un polo agricolo e abitativo di The Big Crowd, inaugurato nella sua comunità, porterebbe la vita di questa madre ad un cambiamento radicale. Ora ha accesso a cibo nutriente a un costo minimo e vive in un appartamento autosufficiente alimentato da energia geotermica in abbondanza. Questa storia racconta un esempio potenziale e realistico di come l'abbondanza possa trasformare la vita di chi è più vulnerabile. La tecnologia come strumento di moltiplicazione delle risorse. Potenziare la produzione attraverso l'innovazione. Un aspetto cruciale dei poli dell'abbondanza è l'uso avanzato della tecnologia per moltiplicare la produttività in modo esponenziale. Tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'automazione sono integrate per ottimizzare ogni fase dei processi produttivi. Questo significa che ogni polo non solo genera abbondanza, ma lo fa in modo intelligente e sostenibile, riducendo al minimo gli sprechi e massimizzando l'efficienza. La blockchain per la trasparenza. L'uso della blockchain potrebbe essere un modo per assicurare una tracciabilità completa e trasparente delle risorse prodotte. In questo modo le comunità possono monitorare in tempo reale come vengono utilizzate le risorse, creando un ciclo virtuoso di fiducia e responsabilità collettiva. Questa trasparenza è fondamentale per garantire che l'abbondanza sia distribuita in modo equo e che ogni membro della comunità ne possa beneficiare. Se la tecnologia fosse un direttore d'orchestra, i poli dell'abbondanza sarebbero la sua sinfonia. Ogni elemento, energia, acqua, cibo, abitazioni, è uno strumento che suona in armonia, producendo un'opera di abbondanza che risuona su scala globale.
impatti e visione per il futuro. Una società riconfigurata. I poli dell'abbondanza non si limitano a soddisfare i bisogni primari dell'umanità, ma creano un contesto in cui il benessere diventa la norma, non l'eccezione. Con una disponibilità di risorse multipla rispetto al fabbisogno globale, si aprono nuove prospettive per l'educazione, la salute, l'innovazione e la crescita economica. Gli individui possono così spostare l'attenzione dalla mera sopravvivenza allo sviluppo personale e comunitario. Obiettivo finale. L'obiettivo di The Big Crowd è ispirare manager e imprenditori visionari e orientati ad un modo diverso di fare profitto, a creare le condizioni perché ogni individuo, a prescindere dalla sua posizione geografica o sociale, possa accedere a un livello di vita dignitoso e prospero. È un cambio di paradigma che non si limita a risolvere i problemi immediati, ma predispone l'umanità per un futuro di abbondanza sostenibile e condivisa. I poli dell'abbondanza rappresentano una visione ambiziosa ma realizzabile di come il mondo potrebbe essere se si abbracciasse un nuovo paradigma produttivo. Non si tratta solo di ridistribuire meglio le risorse esistenti, ma di crearne di nuove in quantità tali da trasformare la società, dimostrando un cambio di mentalità, un amore incondizionato verso il pianeta e tutte le forme di vita che lo popolano, con tecnologie avanzate. Una trasparenza radicata e una visione umanitaria profonda, The Big Crowd mira ad ispirare manager e imprenditori a portare l'umanità oltre la scarsità, verso un'era di abbondanza. Per tutti gli esseri umani del pianeta,